Oggi andrai a reagire a quello che c'è lì sotto. Solleva la cloche. Quello lì rosa è un nuovo tipo di cioccolato rosa. È detto anche cioccolato di quarta generazione perché c'è quello al latte fondente, bianco e adesso il cioccolato rosa. La sua particolarità è che non contiene alcun colorante, quindi è rosa di suo. Ce ne sono anche per dopo. Buono. Sono curiosa di assaggiare quello rosa. Ma è rosa. Oddio. È viola. Beh, è un bel colore. Non pensavo fosse veramente rosa, invece. È rosa. L'odore non sa niente. Allora, dentro è come l'altro con le noccioline, cioccolato rosa, sa tipo da fragola. Allora, secondo me è uguale, però tende a sapere da fragola. Devo dire che come differenza è un po' più dolce di quello di prima. Il cioccolato rosa è più dolce rispetto a quello dentro. Mi piace di più rispetto a quello normale perché ha un gusto un po' più... No, cioè è strano, quindi mi piace. No, mi piace, tra i due preferisco questo. Quindi puoi mangiare un cioccolatino che parte da fragola con le nocciole dentro. E il cioccolato è buono, però è un po' noioso. Dopo un po'. Mi piace tantissimo. Cosa ne pensi allora di questo nuovo tipo di cioccolato? È buono, però... Cioè, uguale agli altri alla fine, solo la parte rosa che sta un po' da fragola, però ci sta. Penso che se in futuro verrà usato anche in altre marche di cioccolato, possa vendere perché è buono. Allora, è buono e sì, lo consiglio. È un po' dolce, infatti lo consiglio solo alle persone che gli piace tanto il dolce. Boh, che secondo me... le persone dovrebbero assaggiarlo perché è molto buono e ha un colore particolare che ti voglia mangiare. Se vi piace Mi Baci Perugina, mettete un like e iscrivetevi al canale. E andate ad assaggiarlo perché ne vale la pena. Grazie per aver visto il video fino a questo punto. Ricordatevi che ogni martedì alle 14 ne esce uno nuovo.